Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. È il momento di cominciare a giocare a Dragon's Dogma 2. In realtà io già ho avviato il gioco e ho giocato un pochettino perché diciamo che le prestazioni in questo lancio sono un po' traballanti, però tutto sommato è andato abbastanza bene. La cosa simpatica è che per ricominciare da zero e quindi per fare il video ho dovuto letteralmente cancellare i file da Windows perché non c'è un modo per fare una nuova partita e sovrascrivere il salvataggio. Comunque c'è un solo save file ed è unico, non potete neanche fare un secondo PG. Quindi insomma, ho dovuto fare questo traccheggino, ma adesso ho ricominciato da zero, ho ricancellato tutto. E vi dico che giocherò con una 4070 Super e dovrebbe tenere le impostazioni diciamo al massimo possibile, perché così io ho giocato prima e tutto sommato li ha tenuti sti 60 fps. In realtà farebbe anche molto di più, però l'ho cappato a 60 per stabilità e qualche volta è sceso sotto i 60 tutto sommato in alcuni punti, però sto provando a giocare al massimo della qualità, quindi con il DLSS comunque a qualità, però tutto il resto sparato al massimo anche con ray tracing attivo. Ho tolto solamente il motion blur e il bloom, che vabbè, questi li tolgo sempre a prescindere. Quindi cominciamo. Io nella partitina che ho fatto di prova ho skippato tutte le cutscene, volevo solo andare direttamente dentro il gioco e provare un po' anche l'open world, solo per questo l'ho fatto. E quindi insomma, mi posso vedere adesso con calma le cutscene che ho letteralmente skippato. Quindi vediamo come va questo inizio, Dragon's Dogma 2. On a guess, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the console. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have waited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Ramon! Long live the sovereign! Who is
thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Non eravamo noi il re, in realtà. Come molti giochi fantasy, noi cominciamo dalle prigioni. Oppure su una spiaggia, senza memoria. In questo caso, dalle prigioni. Piccolo droppino. Ok. I just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Questa è la creazione del personaggio. Puoi scegliere un prigioniero da usare come modello base. E quindi è praticamente la creazione del personaggio. Ma noi ce l'abbiamo già il personaggio creato nella demo. E me lo dovrebbe poter far scegliere. Ho capito cosa è successo. È successo un casino. Ai ai ai. Ho cancellato i file sia della creazione del personaggio che di questo gioco. Quindi non mi ha fatto recuperare quello che avevo creato io. Che palle, ragazzi. Vabbè, lo creeremo velocemente. Peccato, era bello. Allora. Ok, più o meno circa è come l'avevo fatta. Va bene. Faremo il ladro. Era Blanca. Che soprano avevo messo? Zinnia. Anche se no, non tantissimo. Peccato. Dovrò ricreare anche me stesso che mi ero creato come pedina principale. There's aught different about you, though. Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for deaths. Come along, you feckless dullards. Uno più a donna. Ah, forse il DLC del pre-order. Bene, ragazzi, qua, come vedete, il ray tracing un po' si vede nelle parti più oscure con le lanterne. Io ho visto anche dei video con di paragone, onestamente nell'open world si vede molto poco il ray tracing, però in queste parti chiuse, scure, è bellino, carino. Bisognerà vedere poi se avrà senso usarlo sempre o se mangia poi troppo frame, comunque, così è il massimo. Beh, è uscita abbastanza bene, tutto sommato. Qua possiamo solo camminare, praticamente siamo degli schiavi. Ci hanno un po' fregato, ci hanno un po' scammato. E lavoriamo qua, nelle miniere. Non possiamo correre ancora. C'è un sito di scavo e un pezzo di mostro.
Siamo sotto una specie di colosseo, qualcosa del genere. Saluta. Ok, andiamo avanti. Dai, dai, sbloccami lo sprint. Do your injuries pain you? Pray. Rook. Do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. Loro pensano che siamo una pedina, ma noi non siamo una pedina. You ought not anger the overseer. Let it... Tanto Rook c'era anche. Oh, finalmente possiamo correre. Ma ancora non stiamo sprintando in realtà, perché... Forse sì. Però qua non ci fa consumare stamina. Possiamo andare dove vogliamo. Non possiamo ancora neanche saltare, no? Sì, sì, ti seguo. Siamo nel tutorial ancora. Dicevo, Rook mi sembra che fosse anche la prima pedina del primo Dragon's Dogma. Ci ho giocato una settimana fa, più o meno. Time for you to get to work. Nye, 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 nye. Sollevo un masso. Ci insegnano a sollevare, a grabbare. Perché è una delle feature del gioco. Abbiamo un tasto solo per questo. Poi ci insegnano anche che abbiamo una quick bar, o diciamo una scorciatoia per gli oggetti, anche per la lanterna, quindi non dobbiamo entrare nei menu per forza. E con RT possiamo prendere molte cose, sassi, ma anche altre persone in realtà. E afferrare, lasciarle, ma anche lanciarle. Possiamo saltare, non molto ovviamente, perché il peso è importante. Parapapà. Tanto sembra che il sasso pesi 2 grammi. Ok. Ma succede qualcosa. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Ok, con B si scatta. Perhaps we ought to investigate. Sotto c'è la stamina e la vita, ovviamente. C'è una medusa. Certo, le pedine sono oggetti. Le nostre armi, le nostre doppie daghe. E vai. Cominciamo. Intaglio, tutorialino, attacco base. Ci spiega nel frattempo le caratteristiche della classe. Ci dice che abbiamo anche un altro attacco. Zanne gemelle. Ovviamente in questo gioco non c'è il target lock, è tutto libero. Abbiamo anche un'abilità di classe che è il passo rapido, una sorta di dodge, che è unico per il ladro. Poi possiamo grabbarci ovviamente per salire e anche compenetrarci e fare delle ottime capriole mentre veniamo eiettati. E insomma meniamo, meniamo. Afferra gli oggetti con RT e lanciali con RB. Ok, possiamo... Ah, vedete? Anche queste pedine lanciano pietre. Proviamo pure noi a farlo.
Così lanciamo. Boom. No. Magari non nel raggio della morte. Anche le pedine si aggrappano. È molto Monster Hunter, eh? Vabbè. Era sufficiente. Tutto scriptatissimo, ovviamente. Siamo nel tutorial, ovviamente. E lui scappa. Lei scappa. Esso scappa. Scappa finché sei in tempo. C'è una figura misteriosa. Lo ha incantato. E noi scappiamo. Via! Let's go! Arisen! Mi scatta. Zigzag, zigzag. Risveglio in prigione, fuggi. Ci inseguono. Ma noi saltiamo. Salto della fede! Che succede? Scenetta. Wow. Un grifone ci ha salvato. E ciao ciao, schiavisti. Dovremmo scoprire chi è quest'uomo misterioso, poi. Ok. E siamo ai titoli di testa. Qui io ho skippato tutto, fondamentalmente. Quindi ce li godiamo insieme, i titoli di testa. Questa sarà vista in qualche trailer, però ovviamente non ho idea di chi possa essere. Ehi! Cazzo, l'ha preso! Ops! Minchia, ma l'ha preso bene! Poveretto! Ci hanno abbattuto. Sguardo sul mondo e là sotto c'è, era dove eravamo noi praticamente, una specie di mega struttura. E Itsuno Director. Comunque sembra esserci una sorta di grano, adesso vediamo nelle opzioni.
Non è che c'è qualche filtro che non ho tolto? Tipo quelli cinematografici. Cazzo. E ci fa capire che l'acqua non è bella. There is a stone not far from here, known as a Rift Stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross. Ok, lui muore e ci insegna che anche le pedine che muoiono comunque possono essere recuperate nella faglia. E che soprattutto l'acqua è... non è bella. Non si nuota benissimo qua in questo mondo. Quindi abbiamo perso immediatamente la nostra pedina. Però ci hanno trovato... The Griffin appears one moment and falls Justin Timberlake. Now you stand before me. Was it you then? What is a wonder you survived? Vieni con me alla fortezza, ti cureremo. Va bene. Qua c'è il grifone morto. Si può luttare? Missione completata, risveglio in prigione. Quindi l'acqua è male. Però fatemi vedere un secondo se c'è qualche... Qua c'è la mappa. Abbiamo più mappe, credo, no? C'è la mappa così. Parzialmente esplorata. No, è il sito di scavo. Dove ha volato il grifone, però non ci fa vedere benissimo le cose. Poi c'è questa mega mappa molto più grossa, però non si può zoomare. Ragazzi, stiamo giocando la massima qualità grafica, praticamente. Vabbè, massima sarebbe togliere il DLSS, però. Meglio di no. Vedi la mappa? Ah, ecco, ci sono i tutorial. Apri la mappa per vedere dove ti trovi, giustamente. Esplorare. Vabbè, l'abbiamo appena visto. Comunque c'è una minimappa anche sotto, a sinistra. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a... Certainly not like that here in Vermont. Okay. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Qua luttiamo. Raccogliere materiali. Mentre esplori le lande selvatiche, ti imbatterei in un'ampia varietà di materiali che puoi raccogliere. Possono essere utilizzati già così, ma puoi anche combinarli. Ok. Noi abbiamo qua, ovviamente, il nostro equipaggiamento, dove non abbiamo niente, gli straccetti, oppure gli oggetti. È ovviamente equipaggiato, per esempio infuso, abbiamo un infuso e l'erba da campo che abbiamo appena luttato, però se premiamo sopra tasto sinistro, vedete che a sinistra sotto abbiamo questo menu, vai al menu oggetti e accendi lanterna, quindi è anche infuso con la freccetta poi verso su, quindi abbiamo la quick scorciatoia, ci possiamo curare al volo. Ma lo possiamo afferrare lui? Incazza. Ah, c'è i goblin, ok. Usa LB più X per attivare un'abilità. Ok, con LB tirata giù, sotto abbiamo le abilità dei coltelli, fondamentalmente. Ne abbiamo una sola per adesso con X, ma poi se ne possono imparare altre. Questa è l'abilità turbine. Okay. Abbiamo attacchi normali, abbiamo Y. E con gli Y mi sa che si possono fare i critici, anche ovviamente possiamo concatenare in salto roba. E il ladro è abbastanza dannifico. E anche fa esecuzioni, quindi insomma interessante. Nel frattempo lui sta parlando, ci sta facendo altri tutorial. Ci dice che insomma è buono raccogliere le cose, combinarle, eccetera. Peso trasportato ci ricorda che ovviamente sto gioco è... conta molto il peso, perché più siete pesanti, più stamina usate, più siete pesanti, più lenti camminate, insomma. Realistico, diciamo così. E ovviamente non andare mai sovrappeso, perché sennò praticamente non ci si muove più. Not great. Gli scatti e il consumo della resistenza.
ci dice che scattare ti fa muovere più rapidamente ma consuma resistenza in base al tipo di terreno e la durata dell'attivazione. Scattare in salita, per esempio, richiede più forze che in discesa. Se la resistenza arriva a zero, diventiamo stanchi. Quindi anche nella libera esplorazione, non solo in combat, consumiamo endurance. Quindi bisogna un po' stare attenti, così diciamo realistico. Queste sono delle uova. Uova di cosa? Scaglie di Sauro. Potrebbe essere utile. E noi esploriamo un pochettino. Ci sono i super goblinini. Aia. Dovevo schivare. Quando un nemico vacilla, puoi sollevarlo con RT. Solleviamo. Forse non abbiamo tantissima forza. Non ci ho capito un cazzo. Questo c'è lo scudino così. Possiamo lanciarlo. Poi possiamo forse fargli un'esecuzione? No, non proprio. C'è lo scudo in mezzo alle palle. Livello 2, va bene. Un po' confusionario, ma questo gioco sarà abbastanza confusionario nei combattimenti. Nel frattempo noi stavamo quasi crepando, in effetti. Però noi potremmo anche combinare le cose, no? Perché se noi combiniamo l'erba con la mela, possiamo fare una pozione. Perfetto. E qua possiamo anche berla velocemente. Ci cura più di metà vita. Però se vedete sotto, anche se non siete tantissimo, già abbiamo perso vita massima. Perché praticamente più noi combattiamo, più noi prendiamo danni, più perdiamo vita massima. E la possiamo recuperare solo riposando. Ladri. Siamo noi ladri. Noi brandiamo pugnali in maniera rapida e precisa, infliggiamo raffiche di colpi letali per balzare fuori dalla portata del nemico. Possiamo schivare attacchi con RB, che è la nostra cosa, diciamo, di classe, un'abilità specifica. Possiamo concatenare attacchi contro nemici immobilizzati, premendo Y, preso zane gemelle, e immobilizza i suoi nemici caduti a terra tenendo premuto Y. Quindi comunque le skill hanno più funzione a seconda dei momenti. E poi ovviamente ci possiamo aggrappare nemici più grossi. E usando zane gemelle ti permetterà di aggrapparti al nemico se il colpo va a segno. Quindi possiamo usare l'attacco Y anche per aggrapparci al volo con i doppi pugnali. Quindi diciamo che il ladro è particolarmente bravo a arrampicarsi sui nemici più grossi. Ma siamo nella cittadellina. E la tipa di prima? Welcome, Arisen. We pawns have long awaited. No, forse no. Lei è una pawn, è una pedina. What is this? The pawns. They bend the knee to you so readily, but then. No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Ci porta una faglia dove noi possiamo poi scegliere le pedine. Perché noi dobbiamo farci il party. Before you stands a Riftstone. Esatto. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Il problema è che ora io mi ero creato il mio me stesso, me lo devo ricreare, quindi insomma
faremo un po' un'accelerazione, probabilmente. Cercherò di ricrearmi. Va bene ragazzi, abbiamo creato il nostro alter ego molto approssimativo. Ma va bene, non importa, quasi. Non sono molto bravo a fare e a creare i personaggi. Lo faremo gentile in modo che sia più propenso a curare. E sarà Lucas Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Luchino c'è anche. Ah, Luchino è proprio triste. Luchino no, dai, è brutto. Va bene. Se vi interessa avere questa bruttissima pedina, fatemelo sapere. E vi do il codice. Horns are known as crosses of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. From this day forth, I shall serve you as... Va bene, nostra fedele pedina. Well, I'll be a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fine. Dovrebbe esserci un solo Arisen, e se sono io, non è lui. The Watchhead would know what to do, I'm sure. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv then. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Bene, dobbiamo andare verso Melv. Non abbiamo memoria, insomma. Scopriremo le cose. Qua c'è il primo accampamento, c'è la prima faglia, che toccando la pietra con la faglia gli Arisen possono raggiungere il ponte tra i mondi e così evocare pedine. Hail Arisen, pray ask all you wish to know. I shall answer if 'tis within my power to do so. Nomads we are oft called, however I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. Rift stones are gates that connect this world. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, by their power shall we return. Perfetto. Very well. Make... Ovviamente sto giocando online, perché se giocaste invece offline non avreste gli altri giocatori. Invece le pedine che vediamo in teoria sono di altri giocatori. Praticamente quelle del nostro livello costano zero, sono gratis. Se invece vogliamo prendere pedine più alte, tipo questa, che è carina. È carina, però costa 117 perché è di livello 5. E qui potrete vedere le creazioni fantastiche degli altri giocatori, ovviamente. Che queste sono create da altri giocatori. Princess costa 500 perché è livello 9, no? Molto più alto di noi. Abby, livello 8. Nina. È molto interessante vedere le pedine degli altri, ovviamente. Però, madonna che brutto sei. Questo si è divertito con la creazione.
I see you recognize my worth, Arisen. Holy I suppose I should consider myself honored to serve. E poi ovviamente avete tutte le statistiche delle pedine, la personalità, la conoscenza della storia principale, perché ovviamente vi possono dare dei suggerimenti, il nome di chi è, per esempio, questo Adofin, e c'è anche l'ID della pedina, quindi se ve la segnate poi eventualmente, o la aggiungete in realtà qua tra i preferiti, poi potete recuperarla in un secondo momento, o sempre, in realtà. Trovate una pedina che vi piace particolarmente. Ma no, una da zero. Intanto. Flora. Però un mago già ce l'abbiamo. Falcon. Pleased to make your acquaintance. Un gatto warrior. Beh, prendiamo questo. Oh, good. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. Vabbè. Le missioni delle pedine. Ti è possibile dare alla tua pedina principale una missione da completare al di là della faglia. Puoi decidere sia cosa debba fare, sia il premio che la Risen che ha soldato la tua pedina riceverà al suo completamento. Ok, quindi possiamo dare una missione alla nostra pedina che, se viene presa da altri, ci dà comunque dei reward. Ah, interessante. Quando imposti il premio che la Risen che ha reclutato la tua pedina riceverà al completamento della missione, puoi scegliere oggetti specifici. Ah, noi possiamo decidere il premio da dare. Quegli oggetti o quella somma di denaro verranno detratti da quelli che possiedi. In più puoi anche indicare degli oggetti che desideri offrire in cambio di una ricompensa agli altri Risen. Ah, che simpatico. Vabbè, non lo faremo per adesso. Ci pigliamo anche Nina? Doppio rogue? Doppio rogue? Non so se è una buona idea, però questa è figa. Quindi ce la reclutiamo. Costa zero. Così abbiamo il nostro party da 4. Perfetto, ce ne possiamo andare. Ci sono anche le pedine uniche, le pedine ufficiali, quelle di streamer, roba del genere. Insomma, c'è un certo shop di pedine, c'è anche la classifica mensile delle pedine. Vedete, costano parecchio quelle di alto livello, ovviamente. Va bene. Lasciamo la faglia, ci giriamo un pochino l'open world e poi diciamo che chiudiamo il video. Cerchiamo di ammazzare qualcuno, fare almeno una quest, non so, qualcosina. Qui abbiamo... un vendor. Perhaps new discoveries. I've got wares of every ilk. Che vende il vendor? Olio per lanterna, perché ci vuole l'olio per lanterna, ovviamente. Per la lanterna. Set da campeggio semplice. No, noi abbiamo 100 monete. Siamo poveri come poche cose. Va bene. Diciamo che un olio me lo compro. Sa mai. Ci sarebbe da prendere la tenda, però 500 non li abbiamo, va bene. Non ho letto cosa mi ha scritto, bene. Questo invece è per riposarsi alla locanda. Riposa alle locande. Riposare presso una locanda restituisce tutta la salute e la resistenza alla squadra. Azzera la barra della... Azzera inoltre la barra di perdita che limita le tue salute... che si accumula subendo danni, quindi la salute massima che si abbassa la recuperiamo tutta. E quando dormi puoi scegliere se svegliarti di mattina o di sera. Gli avventurieri che cauti riposano spesso per evitare di correre rischi. Possiamo riposare. Dobbiamo riposare, anche se il sole è ancora alto nel cielo. Va bene, riposiamo. Ci crea anche un salvataggio specifico della locanda. Lui c'ha anche il deposito, però. Nel frattempo Lucas è livellato. I've beds to spare if you're looking for lodgings and if you'd like to change your vocation, possiamo anche cambiare vocation, cambiare classe.
Per adesso solamente quelle base, ma poi ci saranno, cioè sbloccheremo anche altre classi. Ci costa però PC, mi sembra, sì, che insomma punti personaggio. Costa pochissimo, potremmo già farlo per dire. E quindi potremmo cambiare classe. Oppure possiamo imparare nuove abilità, ma per quello siamo poveri. Quindi potremmo imparare lama accesa o velo dell'ombra. Lo stealth praticamente. Poi abbiamo delle abilità di classe, 100 api, perché queste sono legate alle daghe. E poi delle passive, rimuovi capacità. Non ne abbiamo di passive generali. Questo sarebbe interessante, ma costa tutto troppo. Ci mancano un po' di PC, pochi però ci mancano, quindi niente. E noi anche della nostra pedina principale possiamo, diciamo, ovviamente farla cambiare di classe, oppure dargli altre abilità del mago, in questo caso della staffa del mago, o abilità di classe come saetta concentrata, ok. Quindi il nostro personaggio, la nostra pedina principale, la gestiamo come fossimo noi, fondamentalmente. Daniela. I suppose I should consider myself honored to serve. Questa si propone? Ah, ti proponi, Daniela. Ma ce l'ho già un'altra rogue. Quindi rifiuterò. Quindi oltre alla faglia ci sono anche altri NPC e altre pedine che si propongono anche in giro per il mondo, no? Poi qua ci sarebbe un po' anche da esplorare, a fare, dire. Vende prodotti, ottimi prodotti, io sono povero. Poverissimo. Queste venderebbe le armi. Ma quest'arma è uguale alla mia, quindi non è un upgrade. In realtà io ci avrei l'arma della, del pre-order, no? Dovrebbe essere nel deposito. E vediamo un secondo. I've beds to spare if you're looking for lodgings and if you'd like to change your vocation. Gestisci deposito, ritira. Esatto, queste sono le armi del pre-order che sono leggermente più forti. E infatti è 98, 122 invece di 98. Direi che la usiamo. Do come again. Anche perché durerà poco la sua forza, ecco. Ovviamente possiamo depositare le cose nei depositi e valgono, sono tutti collegati i depositi comunque. Ci mettiamo le daghe più fighe, che fanno più danno, e esploriamo un attimino qui nei pressi di... Hey oh, you a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece if not. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Accardo. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? You've my thanks. Ok. Aiutiamo il tizio che ha perso un suo collega tra le arpie. Puoi mettere in evidenza una delle missioni in corso, impostandola come principale. Se sai già dove devi andare per compierla. Se sai già dove andare per compierla, sulla mappa comprare un segnalino. Inoltre, se una delle tue pedine è al corrente di come vada affrontata, potrà guidarci. Ciò accade però se lo hai impostata solamente come principale. Fattore tempo, alcune missioni proseguono con il passare del tempo, anche se la Risen non si adopera per completarle. Quindi accettare troppe missioni una volta significa correre il rischio di non poter agire in tempo. Perché c'è un timer, a volte esplicito, a volte implicito, e quindi se passa troppo tempo si falliscono. L'abbiamo impostata come principale, giusto? Adesso. Aiuta Accardo. Che praticamente è sulla strada principale, ok. Quindi se per caso una delle nostre pedine sa fare sta quest, ci guida. Okay. Nina ci dice che ci sono robe da gatherare. Vabbè. Gli ordini alle pedine.
Ci sono quattro ordini che possiamo impartire. Avanti, quest'ordine spinge le pedine ad agire a distanza dalla Risen in battaglia. Ciò corrisponde a sparpagliarsi. Si può usare anche per chiedere aiuto nel compiere azione, come ad esempio farsi guidare fino alla meta. Quindi se quello ci dice che sa dov'è e ci chiede se vuole che gli facciamo strada, che lui ci fa strada, gli diciamo avanti e lui parte. Oppure a me, questo ordine comanda le pedine di affinché si avvicinino alla Risen in combattimento, farà sì che le pedine lottino a fianco nostro. Alt, questo ordine comanda le pedine di restare dove sono finché non viene dato loro un altro ordine. Quindi smettono anche di combattere. Aiuto, questo ordine fa sì che le pedine diano la precedenza ad azioni di supporto, cura e recupero di forza. Olè, ambush. Okay. Quando è a terra con questa skill vi faccio una sorta di esecuzione. Questi coltelli nuovi sono forti. Blanca, livello 3. Ovviamente le nostre statistiche si alzano in base alla classe, ok? Quindi le classi hanno modificatori diversi. Pelle di bestia. Tubero. Altri simpatici amici. Vabbè, ne ho beccato uno, ok. Bisogna un po' abituarsi a questo metodo senza lock, ovviamente. Questa cura. Non dobbiamo dormire sugli allori. Ottimo lavoro, padrona. Grazie. La mistress. Tra l'altro lottano anche loro, per i fatti loro. Passa. 500 monete. Ok. Potremmo comprarci la tenda. Certo, la cosa che consumo endurance a sprintare off combat è un po' bruttina, però così il gioco. Vediamo cosa c'è qua. Arpie. Forse è la quest di prima. Cantano le arpie. Avanti. Un casino. E se non arriva a terra come faccio? Attacco. Preso. Dilaminata. Sono troppo forti. Squagliati letteralmente. Okay. Accardo. Era quello della quest. You have my thanks. I've only just enlisted and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. Well, I'd best be heading back. Torna a casa, che I'll be sure to let my superiors. Bravo. Fai il rapporto a Phil. Allora, noi potremmo tornare indietro. Questa che vuole. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Bravo. Non mi importa. Potremmo tornare indietro a consegnare la quest, quindi. Avamposto delle guardie. Perché questa è completata, no? Informa Phil della sorte dell'accardo. Ma ci conviene forse perché abbiamo fatto poca strada. Dato che qua bisogna cambiare un sacco, quindi insomma. Possiamo anche comprarci la tenda, dato che abbiamo i soldi, no? 1400 monete.
Vediamo un secondo qua se c'è qualcosa però. L'acqua è cattiva, abbiamo imparato che bisogna aggirarla, cerchiarla. Ma quelli stanno combattendo, amici. Prendo iniziativa. Squartati. Livello 4. Ma si livella una velocità imbarazzante. Almeno per adesso. Buttiamo. Un rango di ladro anche. Cosa vorrà dire un status? Siamo a livello 4 e abbiamo fatto un rango di ladro. Forse vuol dire che abbiamo sbloccato qualche cosa che possiamo imparare in più di abilità, può essere. Comunque. Di qua. Ops. Vabbè, c'è la minimappa in realtà sotto a sinistra. In realtà. Dai, consegniamo la quest. Parla un sacco, se deve dire. Mi sta vibrando il pad. Che vuoi? Non lo so, parla. Shall we report our results? I'll serve with redoubled vigor this day. No, niente. Vabbè. Hey, old friend. Eccoci. Many thanks for aiding Accardo. Che ci dai di bravo? Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. It was a bit too early for him to be seeing actual combat. We'll be extending his training period. Si deve allenare di più. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use some. We have succeeded in defending our. Olio per lanterna e 1000 gold, 1000 monete. È un livello. Quanti livelli? Va bene, ci compriamo la tenda. I've got wares of every ilk. Secondo me è utile. Già siamo a peso medio. Lollissimo. Possiamo ridistribuire comunque i pesi. Tipo oggetti, tipo per peso, tipo la tenda pesa un botto. La possiamo dare al tank. Così almeno siamo più leggeri. Vediamo se quel livello 2 ci ha sbloccato cose in più del ladro. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Già. Spacca elmo e polvere esplosiva, prima non c'erano. Caduta controllata. Non c'era. Discrezione. Riduce la probabilità di essere presi di mira dai nemici. Questa è una passiva. Ok. Quindi ogni livello di vocazione ci sblocca la possibilità di comprare nuove abilità. Abbiamo 450 PC. Batte i pugnali per accendere e avvolgere di fiamme, mi sembra un'ottima idea. Lo stealth, salta in alto e poi si tuffa roteando. Questa mi sembra molto figa. Più potente se eseguito nei luoghi elevati. Polvere esplosiva. Mette una bomba. E vado per le lame accese. Voglio equipaggiare le lame accese, sì. Mettiamo su Y. 230 punti, velo di ombra. 100 api. Scatena una raffica di fendenti in avanti, premi ripetutamente X. Questa è di classe, quindi non,
Non serve poi il modificatore delle daghe. Quindi semplicemente spammando X facciamo una mossa speciale. Va bene, ci accogliamo. Va bene. In teoria posso gestire anche l'amico Fritz, che è 315. Gli diamo questa che crea uno scudo per gli amici. Poi anche... no, 100 qui, non... no, basta. Questo potremmo fare. Lancia una scarica magica concentrata diversa a seconda della linea. Vabbè, facciamo questo. Così gli usiamo tutti i punti. Ha messo il nostro Lucas alter ego mago, è più potente. Va bene. Andiamoci a cercare qualche altro scontro, ragazzi, così proviamo un po' queste cose nuove. Adesso abbiamo le lame accese. Coglioni. Debolezza e resistenza ai vari elementi. Puoi infliggere più danni ai tuoi nemici sfruttando le loro debolezze elementali e ridurre i danni subiti dagli attacchi elementali indossando equipaggiamento che aumenta la resistenza elementale. Ok. Quindi se ci sono dei mostri che poi si rivelano scarsi, diciamo, al fuoco, faremo ancora più danni. Proseguiamo per questa stradina, andiamo a esplorare un pochettino. All'inizio non è che ci serve proprio andare a fare la main quest, insomma, andiamo un po' in giro a caso. Ah, sono tornati qua. Quindi spammando X adesso c'ho qualcos'altro. Si è capito benissimo quello che è successo, ma va bene. Sto a metà vita. Se io faccio aiuto, lui fa la cura. Perfetto. Il party importante. Party importante. Altri goblin. Ok, quando spammo con l'X si frizza un pochettino sul posto. Bisogna imparare un po' come funzionano tutte le abilità. Non vedo più nulla. Livello 5. Vabbè. Lucas è aumentato di rango. Adesso è un mago livello 2. Bravo Lucas. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Okay. Okay. Missione pedina, viaggiare insieme per 24 ore, scheggia di cuori drago per uno. Ottimo. E un'altra. La scheggia di drago dovrebbe essere quella per ressare, no? Scheggia di cuore di drago, frammento infuso di una magia miracolosa. Raccogliene tre per fonderle fino a creare un cuore di drago. Ah, ok. Ce ne vogliono tre per un cuore. Cuore di drago è quello che ressa. Cioè, se voi morite potete autoressarvi oppure potete ressare un NPC. Ma lì c'è una cassa. Ah, a material. Occhio all'acqua. Material. Forse ci voleva tipo la... qualche strumento. No, non me lo fa prendere. Vabbè. Here you are, master. I hope you like it. I found it myself. Anche loro lottano ovunque, no? Beh. Comunque, qua è una
Qui c'è una bella visuale. Quella sembra una torre interessante. Vediamo un po' se ci si può arrivare. Bisogna fare il giro. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Là c'è roba. C'è roba un po' ovunque. Ingredients are plentiful hereabouts. No, di qua. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Ok, c'è la stradina. Erba da campo. Maiali. Ponti. Sepolcro dei martiri. Fior di sole. Strano posto. Ah! 500 monete. Vediamo se troviamo un altro scontro. E poi diciamo che potremmo anche chiudere qui il video. Ci craftiamo magari qualcosina. Altra medicina. Io non so se le pedine acquisite dalla faglia livellano. Che ho questa impressione che loro non livellano. Cioè livelliamo solo noi e la nostra pedina principale. In realtà le altre pedine, secondo me, bisogna cambiarle ogni tot. Tipo riciclo continuo. Credo sia così. Perché quella rimasta a livello 1 mi sembra molto strano rispetto a quello che abbiamo fatto combattendo. Hai raggiunto Melve? Ma dove dovevamo andare? In realtà. Esplora Melve. Era la nostra missione principale, forse. Passeggia per il villaggio. Eh sì. Ci siamo arrivati per caso, manco. Senza volerlo, ok. Qua c'è un. Well met. Altro vendor. Chiave provvisoria di prigione. 3000 gold. Grimorio pieno di poteri arcani che affascinerà qualsiasi stregone. 5000 gold. Frecce, anello del fervore. 5000 gold, 8000 gold. Bisogna farmare gold. Siamo poveri. Hope to see you again. Nothing caught your eye? Oh, that's a shame. Let's hope there's... Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. Sarà il drago che ci parla. Questa è la tizia che ci ha sparato al grifone. Ah, era il drago. Con la grana da film. Ah, ci butta in un'epoca diversa.
Andrò con dei soldati semplici. Secondo te ce la facciamo a salire su? No, finita l'endurance. Sì, vabbè, gli facciamo zero un danno. Il nostro personaggio, cioè lei è lei, noi siamo noi in effetti. Sì, sì, è il nostro. Ah, perché noi non ci ricordiamo, forse la... giustamente, sono le nostre memorie allora. E lui, lui ci prende il cuore. Esatto. Che noi non ci ricordiamo cosa è successo. Ora ce lo stiamo ricordando. Se lo mangia. Ma noi siamo a Risen. Quindi la conosciamo, questa tizia. Almeno lei conosce noi. Can you hear me, sir? Sir, so. Stay with me. Forse non la conosceva. Ah, ci svegliamo da tutt'altra parte. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Com'è la seconda volta? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flesh? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. I'm sorry to hear that, though I cannot say I am surprised. A great many were bathed in the dragon's flames that you must be special, indeed. How else could you have survived to return it? Molto speciali. Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Romance? Arisen. Già lei è cotta. Bene ragazzi, questo è stato diciamo il mio inizio di Dragon's Dogma 2, continuerò chiaramente a giocarlo e nei prossimi giorni sicuramente avrete una prima impressione. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming, scrivetemi nei commenti tutto quello che volete e noi ci becchiamo alla prossima. Salutoni, statevi bene, ciao ciao!